cinematografico. Buonasera, allora, Presidente colgo Meluca. Colgo l'occasione. Cosa? Zumma. Zumma. No, ma lasci scherzare. Zumma, carrello in avanti, stop! Cosa fa? La... Guardatela, Giorgia Meloni. Sì, la vediamo. La sconnessa avulsa. Sì. Giorgia vabbè, Meloni non è, il caso è fuori dalla realtà. Sì, va bene. Lei... Il marito della sorella di lei, sì, e tutti i ministri come lui che vengono a fare la gita fuori porta a Caivano, perché hanno scoperto che a Caivano c'è la camorra. Ma adesso non è vero che l'hanno scoperto, sì. C'è la camorra. Vabbè, adesso non faccia lo spirito. Cosa ma fatto? Dai, ma sì, andiamo a tagliare i nastri. Vabbè, che così sconfiggiamo la camorra. No, è una testimonianza dello Stato. Ma quando no, vengono che... loro a Caivano, sì, la camorra purtroppo aumenta. Ma no. Ci no, sono no, i ragazzini che li vedono e dicono: e se studiando diventiamo così, allora meglio prendere la tessera da Malavitosa. No, non credo. Adesso non è vero. L'unico treno che Lollobrigida doveva fermare è quello sotto al quale è finita da un pezzo la dignità sua, sì, e della Meloni. Vabbè, la Meloni che è fuori dalla realtà di questo territorio, come vabbè, di tutta la realtà del mondo. Del mondo. Stop! Scusa. Buona la prima! Cosa carrello fa? Indietro! Ma che zumba! In vero, avanti! Torna su di me! Vabbè, e a differenza della Meloni sono intriso di realtà. Lei è intriso di realtà, va bene, però non è Giorgia il caso. Giorgia Meloni adesso è talmente in un altro sì, mondo non che ne parliamo quando più dà indicazioni al suo autista dice seconda stella a destra. Ma non è vero, non è vero, non è vero. È bello che non c'è nessun autista. Sì, cioè come? Lei sta seduta dietro da sola. No. Chiusa in garage. No. È così sconnessa dal reale che a volte da casa sua la si sente urlare, sì, e poi si scopre che è lei no, che sta litigando con se stessa perché la Giorgia donna sì, discute con la Giorgia madre, vabbè, che inveisce contro la Giorgia cristiana. Mamma mia. E i vicini protestano, ma i vicini sono sempre lei. Basta. Che bussa da sotto con la scopa e la scopa è ancora lei che sbatte la testa sul soffitto. Non è vero, non è vero. È avulsa dalla realtà. Sì, l'abbiamo detto, no? Passiamo invece... Ha anche provato ad andare dall'analista, va si bene, è sdraiata sul lettino. Vabbè, ha fatto bene. Ha parlato bene, pensi per due ore, e poi allora il commesso di poltrone sofà ha detto sì sì no, capisco, ma questo è un negozio ma di mobili, per favore abbiamo capito il concetto, io so anche che l'abbiamo esaurito, no, questo concetto, cosa c'è? Come mai sei così fuori? Basta, dalla realtà? basta, non trasformi sempre tutto, È fuori dalla realtà, sì, come tutti quelli che abitano a Roma. Ma non è vero, adesso no. Si figuri che una volta io le parlavo. Te lo ricordi, Giorgio? Ma sì, cosa si ricorda? Sì. Ah, sì che se lo ricordo. Le parlavo di concretezza del territorio. Vabbè, vi sarete incontrati, E lei mi guardava. Cosa? Ma non... Non con l'occhio a palla come il neonato che guarda le apine che girano. Ma non credo. Allora io a quel punto ho proprio parlato direttamente con le apine. Vabbè. Che almeno capivano però di più. Però non puoi insultare la Meloni, non puoi insultare. Non sono io che insulto, sì, sono loro che sono insulsi. Sì, vabbè. Sono insulsi e avulsi. Ma l'ha detto. Ovvero l'opposto di me. Che invece, sì, che non sono né avulso né insulso, bensì sì, ho l'impulso e il propulso. Ma cos'è, una poesia? Cos'è? Di creare attrattivi per cui al mondo non ce n'è più nel polo nord, nel polo sud, cosa c'è? Ma c'è solo il polo campano. Addirittura poli attrattivi. Sì. Le dico solo cosa? 1500 autobus nuovi di zecca. Ha fatto io il suo dovere. Ho comprato. Ha fatto il suo dovere. Lei lo sa l'amministrazione di prima quanti autobus aveva comprato? Ma dica, si butti, non sia timido. Ma non lo so. Si butti, ma no, si butti. Vabbè, non facciamo lo so, una risposta multipla? Vabbè, scelga sì, fra zero, un miliardo, un procione, uva sultanina. Ma che cos'è? Tempo scaduto, glielo dico io, zero. Vabbè, tutta sta manfrina per dire che prima non c'erano gli io autobus. Io sono attrattivo. Sì, va bene. E creo attrattivi. Va bene. Attrattivi. Cosa? Attrattivi. Poli attrattivi. Va bene, l'abbiamo capito. A profusione. È un suo dovere, questo. A Salerno a breve sì, avremo la più grande vasca per riprese acquatiche del mondo. Va bene. Avete capito voi di Bruxelles? Di Bruxelles. Non riesco a dire Bruxelles, si dice. Perché lei è di Torino. No, cosa c'entra? No, no, io riesco a dirlo, ma insomma. Finalmente in un posto al sole si potrà girare la scena in cui a Marzio Onorato, davanti a Castel dell'Ovo, ma cosa dice? Cadono le chiavi di casa in acqua. No, non sarà mica per questo. Si tuffa
No, ma non e va credo. Giù a 20, sì. A 30, sì. A 50. Sempre la piscina sarà di 150 sì. metri. Va bene, però non ci racconti adesso la scena. Voi a Torino avete al massimo 7 metri. Ma sì, noi sì, abbiamo 20, solo 50. E la camera vicino che va giù. Sì, con un sommergibilino che lo riprende. Ma che film è questo qua con Marco Norato? È come in un sogno onirico. Ma e queste chiavi che vanno giù e lui che lo continua a seguire con questa sorta di sommergibile. È una camera che segue come una stetica, ma che segue va giù. E lui che insegue le chiavi sprofondate e viene attaccato da totani, da frittura, da triglie selvatiche. Ma che si sta inventando il film, finché arriva il sommergibile di caccia Ottobre Rosso. Esce Sean Connery e dice: ma tu sei Marzio Onorato di Un Posto al Sole. Chapeau! Perché Sean Connery notoriamente segue Un Posto al Sole. Io spero che si girino film un po' più sensati, però abbiamo capito che ci sarà questa piscina, no? Bella per stiamo girare parlando il film. Di Pola, ma tutta Napoli tendenzialmente sarà così. Beh, non si non creda che Scampia ce la camo. Scampia è così perché è un film. Ah, è un film, certo. È un set cinematografico. È un set, vabbè, magari. Secondo lei, è magari, forse. Ma è tutta Napoli così. Certo. Adesso sto pensando anche... La cosa? Un altro polo attrattivo. Sì, è sicuro di doverli buttare. Una struttura che si mette sul Vesuvio, no, di forma di Vesuvio, un cartapesta, non so. Il copri-Vesuvio, sto pensando, so. Che porta il Vesuvio a 5.400 metri d'altezza. Ma perché? Ma perché? Che film perché, vuole fare? Perché sto pensando che come si chiama? Tom Cruise. Sì, Tom Cruise. Biagio Izzo, come Tom Cruise. È bravo, Biagio Izzo. È arrampicato sul Vesuvio. Così. Sì, lo chiamano e lui dice... Ah, Biagio okay. Izzo. Okay. Fa un salto mortale indietro, salta sulla moto. Sì. E ci sarà tutta una pista intorno al Vesuvio. Ma chi se ne frega adesso di sapere come... Scusi, abbiamo capito. Primo piano. E lui vedrà a un certo punto in cima dal Vesuvio la moto, salta insieme alla moto, ma lui con la tuta l'area, la moto cade, inizia a veleggiare finché va al vomero, arriva al vomero, in casa di Nino Sa, di Vincenzo Salemme. Che sei il coprotagonista. E Vincenzo Salemme, che fai qui? Sono venuto proprio da te, con questa tuta l'area, sono venuto proprio qui. Ma c'è tutta sta manfrina. E c'è il prete vicino e mi dice: ma sta zitto, parla piano. Perché che c'è? Non lo fate più la festa per la figlia. Non possiamo farla perché è morta la signora del marito nel piano di sotto. Mamma mia! Allora la moglie dice: arriva, vai giù dalla signora a convincerla. E come faccio? State zitto. E mi dice: ma cosa fai? Hai capito? 45 minuti.